Un solo ultimo caso resta ancora positivo al Covid-19 nella città di Capo. Questa sera ho sentito la dottoressa Angela Bonavolontà che mi ha confermato che l'altra concittadina ha ricevuto il doppio tampone e per tutti e due ha ricevuto un esito negativo. Pertanto, una sola persona è ancora infettata al virus nella città di Capo. Attendiamo il suo rientro dalla struttura ospedaliera, chiaramente guarita nella propria abitazione. Oggi è il 25 aprile, la festa della liberazione dal periodo nazifascista. Stamattina mi ha chiamato Giuseppe Dececio, che è il titolare della ditta dei servizi cimiteriali per il comune di Capua, comunicandomi che voleva posizionare un cuscino di fiori proprio a memoria di quanto è accaduto nel secondo conflitto mondiale. L'aveva pensato di fare all'interno del cimitero, poi ragionando abbiamo fatto una scelta di posizionarlo presso il monumento ai caduti che è posizionato al centro della città di Capua. Abbiamo trovato il riscontro anche da parte del presidente del consiglio comunale, alcuni consiglieri comunali, degli assessori, la parte del volontariato della protezione civile della Croce Rossa Italiana facente parte del COC e insieme ci siamo recati presso il monumento e con un minuto di silenzio e poi c'è stato il posizionamento del cuscino dei fiori. È stato un bel momento, molto toccante anche perché tutti stiamo in questo tempo vivendo questa necessità di liberazione, cioè di rimessa in vita delle nostre abitudini. Il centro operativo comunale ha partecipato perché anche stamattina era naturalmente attivo. Stamattina presto due autovetture della Protezione Civile si sono recate presso un'azienda che ha deciso di donare al generi alimentari sempre alla Caritas con la volontà di distribuirlo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e la ditta Gerico l'abbiamo contattata grazie a Vincenzo Acampora che è un nostro concittadino responsabile dell'azienda stessa e questo è anche accaduto. Oggi è una giornata anche un po' nuova perché il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza, la numero 39 della giornata di oggi, nella quale ordinanza incomincia delle aperture che andranno dal 27 aprile al 3 maggio. Sono permesse alcune attività che sono legate alla ristorazione, pub, pasticceria, gelateria, rosticcerie e anche bar, rispettando però degli orari, dei metodi di consegna dei prodotti molto secondo la consegna a domicilio e sempre rispettando i canoni della sicurezza e dell'igienizzazione dei locali. Nella stessa ordinanza è anche riportata la possibilità da parte dei cittadini di effettuare attività motorie all'aperto, è un nuovo inserimento importante, sempre con limitazioni però di orario. Si possono effettuare dalle 6:30 alle 8:30 del mattino e dalle 19 alle 22 della sera, però uno per volta rispettando le distanze e con tutti i crismi della sicurezza. Chi non lo fa verrà sanzionato secondo proprio l'ordinanza stessa, con sanzioni che vanno da 400 euro a salire. Quindi da lunedì ricominciamo ad uscire con cautela però, con cautela perché se si opera bene, se si opera nel rispetto dell'intera collettività, potremmo veramente ripartire alla grande. Grazie.